Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto semplice e carino da fare. Come si può realizzare un meme animato utilizzando un'animazione GIF, un GIF animato? Allora, noi abbiamo preso queste due immagini, giusto per fare un esempio, c'è un cane, l'abbiamo chiamato cane pettinato e poi questo cane fonato. Noi vogliamo fare un meme animato in cui ci sia una transizione fra queste due foto. Utilizziamo Opera Browser. Opera Browser è un browser che può essere installato sia in Linux, in Windows, ma anche nei computer Apple, che ha un'applicazione molto carina che si chiama Snapshot. Allora, prendiamo il primo cane, no? Il cane pettinato. E lo mettiamo all'interno di Opera Browser, lo trasciniamo dentro. Vedete in alto a destra c'è questa iconcina della macchina fotografica che apre l'applicativo Snapshot. Noi lo clicchiamo e dopo noi descriviamo, diciamo, una cornice un pochino stretta e lunga perché vogliamo scrivere un testo, no? Vogliamo scrivere il testo del meme. Quindi lo facciamo più largo, diciamo, dell'immagine e lasciamo, poi clicchiamo il tasto cattura e ci apre l'applicativo Snapshot che è indipendente da quello di Opera Browser. Qui vedete c'è l'iconcina a sinistra che ci dice che di questa immagine noi possiamo creare un meme. Questo sarà il primo fotogramma del nostro meme. Facciamo ad esempio uno sfondo verde. Vedete, ci dà la possibilità di scegliere se vogliamo il testo sia sopra che sotto. Solo sopra o solo sotto? A noi ci piace solo sotto e scegliamo ad esempio il Times New Roman e ci scriviamo: ho comprato un phone nuovo. Ad esempio, possiamo fare così: ho comprato un phone nuovo e poi clicchiamo il segno di spunta. D'accordo? Ci vogliamo mettere un'iconcina, per esempio un emoticon per fare un pochino più ridere. Questa qua dell'omino con gli occhiali. No? Cool, eccolo qua. Ho comprato un phone nuovo. Questo è il nostro primo fotogramma del meme animato e facciamo salva immagine. Come lo chiamiamo? Noi ci mettiamo un 1 perché così il sito che ci creerà i GIF animati saprà quali sono i fotogrammi. Quindi su questo ci mettiamo 1 e ci scriviamo meme cane pettinato. Quindi lo chiamiamo, lo salviamo nella scrivania 1 meme cane pettinato. Facciamo salva. E adesso se noi qui chiudiamo, vediamo che l'abbiamo salvato. Allora, adesso noi dobbiamo prendere, fare la stessa cosa con il secondo. Vedete, questo qui è il primo fotogramma del nostro meme animato. Facciamo il secondo, il cane fonato. Prendiamo il file, lo trasciniamo all'interno di Opera, vedete, e poi lo mettiamo a tutto schermo e scegliamo come sempre Snapshot. Anche come prima facciamo, no, un'inquadratura molto larga perché noi sotto vogliamo scriverci del testo. Lasciamo il tasto del mouse e facciamo cattura. Mettiamo a tutto schermo, anche questa volta all'interno dell'applicativo Snapshot clicchiamo meme, come sempre il verde per mantenere un pochino di coerenza e come sempre il testo sotto che ci vogliamo scrivere in Times New Roman, se forse era troppo potente, non so, una stupidaggine del genere, eh? E poi clicchiamo il segno di spunta. Questo sarà il secondo fotogramma. Mettiamo l'immaginetta dell'omino che ride, sempre la solita immaginetta che ride, no, il primo fa il furbo e il secondo ride. E facciamo salva l'immagine. Questo lo chiamiamo 2 perché è il secondo fotogramma, quindi il secondo fotogramma del cane fonato.png e lo salviamo nella scrivania. Possiamo adesso chiudere questo applicativo, possiamo ridurre questo qua, chiuderlo. Vediamo che adesso noi abbiamo, vedete qua, le due immagini che hanno creato il fotogramma del meme cane pettinato e cane fonato, e poi con scritto l'1 e il 2, i due, quelli che saranno i due fotogrammi del meme con GIF animato. Come si fa un GIF animato? Noi abbiamo scelto, per esempio, il sito che si chiama EZGIF, così semplicemente perché ci è piaciuto. L'abbiamo cercato in un motore di ricerca GIF animato, è venuto questo qua. Ci chiede quali siano i file che costituiranno questa animazione. Premiamo il pulsante e noi con il control, vedete, prima scegliamo il cane pettinato e poi il cane fonato. Mi raccomando, bisogna scegliere quello con il meme, con la scritta. E facciamo carica i due elementi. Facciamo upload e make GIF, cioè caricalo sul server loro e crea un GIF. Bisogna scegliere alcune opzioni, ma è facilissimo. Vedete, il ritardo è 20. Noi abbiamo visto che il ritardo è un pochino basso. 20 viene troppo veloce, quindi scriviamoci 400 qua, in questo tipo di unità di misura. Quindi
Poi loop count, facciamolo che lo ripete 3 volte, così ci divertiamo, e diciamogli anche che può fare la ridimensione dell'immagine, così le due immagini, se sono diverse, ci pensa da solo. Riscegliamo nuovamente, qui che se ne è dimenticato, 400 e facciamo il loop count 3 e gli diciamo che come effetto fra una transizione e un'altra è il crossfade, quello tipico, è proprio il tipico effetto tra un fotogramma e un altro. Abbiamo fatto, dopo aver scelto i due fotogrammi che abbiamo chiamato, vedete, 1 e 2, lui lo riconosce, abbiamo scelto che il ritardo è 400 perché 20 è troppo poco, poi abbiamo scelto che lo deve fare per 3 volte e che la transizione fra un fotogramma e l'altro è chiamato il crossfade, facciamo make a GIF. Semplicemente c'è il gattino che attende ed eccolo, ho comprato un phone nuovo, poi c'è la transizione, vedete, forse era troppo potente. Questo è il nostro meme animato, vedete, adesso lo rifarà 3 volte, ho comprato un phone nuovo perché gli abbiamo dato un loop di 3, forse era troppo potente. Adesso, siccome abbiamo realizzato questo meme, possiamo fare tasto destro, salva l'immagine come, chiamarlo meme.gif, salviamo. Vedete, adesso possiamo chiudere e ci ritroviamo adesso con un meme. Vedete, mentre possiamo vedere le due immagini, no? Il primo fotogramma era di 100 kilobyte e il secondo fotogramma era di 159 kilobyte. Noi vediamo che il GIF animato viene un pochino più corposo, viene un 1,3 MB, non è molto efficiente. Ma se noi lo doppio clicchiamo, adesso abbiamo fatto un GIF animato con due fotogrammi. Ho comprato un phone nuovo, forse era troppo potente, con un crossfading, cioè con una transizione, vedete, tra un fotogramma e l'altro. Questa è la maniera semplice per fare un meme con un GIF animato. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero sia stato di vostro interesse al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.